Allora, ragazzi, ci ritroviamo qua nelle fasi finali, siamo quasi nel recupero, no, siamo entrati nel recupero 8 minuti, è già passato uno. Questo Portogallo che incredibilmente si trova sotto, sta attaccando di continuo, assedio totale, ma il Marocco ormai è constatato che in fase difensiva è il top, si coprono bene, chiudono bene. Portogallo sbaglia, due o tre grandi interventi di Bonol, portiere del Portogallo, è entrato anche Ronaldo, è entrato Leao, è entrato tutta popolazione portoghese, ma il risultato non cambia, il Marocco resiste, persiste e praticamente è a 6 minuti dall'impresa storica delle semifinali. Inaspettato, inaspettato, Portogallo che ha fatto la partita, ha creato gioco, ha creato occasioni, ma gli hanno sempre detto di no. E quando dicono no, il Marocco intanto viene espulso Khedira per fallo su João Félix. Aspettiamo gli ultimi minuti, ma a meno che una sorpresa finale che arrivi per andare a supplementari come ieri, come è stato con l'estate delle partite di ieri. Adesso vediamo un po' se il Portogallo riesce a trovare la zampata vincente al photo finish. Vediamo, 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 vediamo. Intanto mancano quasi 3 minuti di recupero trascorsi. Mi mancano gli ultimi 5 minuti. Vediamo. Davanti alla porta! Al quinto minuto di recupero, occasione contropiede del Marocco, poteva chiudere definitivamente. Ma tira addosso a Diogo Costa. Leao prova ora a angolarsi, ma viene bloccato da Amrabat. Siamo quasi alle battute finali, ragazzi. Niente, il Portogallo non riesce, non riesce. Il Marocco prova a ripartire. Al campo libero Diogo Costa esce, spazza via in avanti, ma è sempre preda di Amrabat. Ancora. Siamo quasi all'ultimo giro d'orologio di questo recupero. Però vediamo se ci saranno eventuali secondi aggiuntivi. Intanto Pepe si è mangiato su traversone di Leao al secondo palo per la rete fatta, invece di testa l'ha spedita tipo a pallato, occasionissima sprecata per il Portogallo. I giocatori del Marocco sono tutti al limite del campo, pronti a entrare e esultare. Vediamo, ultimi 30 secondi, Leao prova a cambiare gioco per nessuno. Spazza via il Marocco, attenzione perché. No, ancora non è finita, no, no, ancora niente, ancora si va avanti. 10 secondi all'ottavo, minuto di. E palla lunga per nessuno, per nessuno. Chiedono un fallo, ma non c'è nessun fallo, Rubén Dias. È finita, è finita, è finita, è finita, incredibile, continua. Incredibile. Si può dire la vera e unica sorpresa di questo Mondiale Qatar 2022 è il Marocco, oltre vabbè che la Croazia che è una squadra oramai consolidata e il Portogallo con CR7 a casa, a casa. Da una parte immeritatamente perché per quanto visto in campo è stata padrona del Portogallo del campo, del gioco, ha creato occasioni su occasioni, ma ecco. È stato punito dal fatto di non aver saputo sfruttare quanto capitato. Invece, Marocco, oltre che una fase difensiva superba, un muro innalzato dalla squadra nordafricana, approda le semifinali con un colpo di testa di El-Nesyri che è arrivato praticamente a toccare il cielo, su per le nuvole insieme all'Aquile. È saltato e svettato 20 metri sopra il cielo, 20 metri sopra tutti. E niente, Ronaldo va via in lacrime, per lui questo poteva essere l'ultimo mondiale. E niente, finisce qui il sogno mondiale Portogallo, una delle candidate, ma che si deve piegare a questa sorpresa di questi mondiali anomali, però che perlomeno sul fatto di novità calcistiche ci ha regalato qualcosa. Ciao, un abbraccio, ciao.